esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Fai attenzione a mantenere la schiena dritta e ferma. Effetto il movimento solamente con il capo. Non sforzare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate. Via! Stop. Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop. Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento.
Prossimo esercizio. Passo laterale in squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat ad una gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Passo laterale più calcio posteriore. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Prossimo esercizio. Squat più sollevamento punte. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa.
così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. Stop. Prossimo esercizio, flessioni per tricipiti, gambe tese. Via! Se non ce la fai, piega le gambe a 90 gradi. Fai attenzione a non allargare i gomiti mentre porti giù il busto per non sforzare le articolazioni delle braccia. Mantieni gli addominali in contrazione durante tutta la durata dell'esercizio per stabilizzare la colonna vertebrale. Prossimo esercizio, triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Stop. Prossimo esercizio. Bird Dog. Tre, due, uno, via. Non inarcare la schiena, tienila sempre in linea con spalle e glutei. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino quando sollevi la gamba o diminuirà l'efficacia dell'esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non ruotare il bacino per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento.
Stop. Prossimo esercizio, posturale per spalle addotte e zona lombare. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe poggiate al pavimento. Non forzare la spinta dei gomiti per non causare problemi alle spalle. Fai attenzione a non inarcare eccessivamente la schiena. Non sollevare la testa, tieni in linea con spalle e schiena e fissa un punto sul pavimento. Stop. Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia con rotazione, ginocchia a terra. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto, spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Adduttori distesi sul fianco. Via! Se non ce la fai, poggia la gamba a terra nella fase di discesa.
cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Stop! Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. Via! Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Stop! Prossimo esercizio. Piegamento gamba carponi. Via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Prossimo esercizio. Slancia i posteriori carponi con incrocio. Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino per favorire l'incrocio delle gambe. La schiena deve essere sempre ben dritta. Stop! Prossimo esercizio. Glutei in contrazione più piegamento gambe. Via! Non sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Per riuscirci, fissa il pavimento.
Non piegare piedi a martello, mantienili sempre ben distesi. Stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, pulsati. Via! Se non ce la fai, invece di molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti, poggia la mano davanti al busto. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza.
3, 2, 1. Via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via. Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare la testa. Per aiutarti, concentra lo sguardo sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via. Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali seduti. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.